La teoria dei tipi semplici è stata introdotta da Alonzo Church nel 1940. Essa è una specializzazione del lambda calcolo puro, in cui ad alcuni lambda termini sono associati dei tipi. L'idea è relativamente semplice. Se noi pensiamo ad una astrazione, un lambda termine di tipo astrazione, come ad una funzione, il dominio e il codominio della funzione possiamo specificarli attraverso il tipo della astrazione. Se associamo ad ogni lambda termine un tipo, questo significa che noi possiamo pretendere che l'algebra dei tipi faccia in modo che ad una funzione possa essere applicato solamente un argomento del tipo corretto, ovvero del tipo del suo dominio. Sebbene la teoria dei tipi semplici sia molto elementare, le sue proprietà, che vedremo in seguito, permettono di stabilire un legame profondo e inatteso con la logica, che ha conseguenze importanti anche, anzi soprattutto, nel campo dell'informatica. Iniziamo definendo cosa sia un tipo. Come al solito, fissiamo un insieme di variabili e pretendiamo che sia numerabile, ovvero infinito, ma della stessa cardinalità dei numeri naturali. Questo insieme, VT, sta per variabili di tipo. Con queste premesse, un tipo è definito induttivamente come segue. Ogni variabile per tipo è un tipo. Le costanti 0 e 1 sono tipi. Se alfa e beta sono tipi, anche alfa per beta, alfa più beta e alfa freccia beta sono tipi, scritti esattamente come compare nella slide. Come al solito, introduciamo delle convenzioni per semplificare la scrittura. In particolare, il prodotto lega più fortemente della somma, la somma lega più fortemente della freccia e non scriviamo le parentesi non strettamente necessarie. Ad esempio, il tipo scritto nella slide corrisponde al tipo nell'ultima riga. Il tipo nell'ultima riga è l'espressione corretta rispetto alla definizione, ma noi adotteremo sempre l'espressione della riga precedente perché semplicemente è più facile da scrivere e da manipolare. Lo scopo dei tipi, nella teoria dei tipi, è vincolare il comportamento dei termini. I termini sono di fatto una variante dei lambda termini. Per poter definire il concetto di termine, come al solito, abbiamo bisogno di una famiglia di variabili. In modo molto simile a quanto avveniva nella logica classica al primo ordine, noi prendiamo una famiglia di variabili indicizzata dalla collezione dei tipi, tale per cui ogni elemento di questa famiglia, quindi ogni insieme di variabili per un certo tipo alfa, è infinito, in particolare numerabile, e abbiamo che le variabili sono non ambigue, quindi se una variabile è di tipo alfa, allora non può essere di tipo beta. Formalmente le variabili di tipo alfa e le variabili di tipo beta sono disgiunte. Con questi concetti, un termine T di tipo alfa, assieme all'insieme delle sue variabili libere, è definito come segue. Se x è una variabile per qualche tipo alfa, allora x di tipo alfa è un termine e l'insieme delle sue variabili libere contiene esattamente se stesso. L'asterisco, che normalmente chiameremo star, di tipo 1 è un termine,
e le variabili libere di star di tipo 1 sono nulla, l'insieme vuoto. Per ogni tipo alfa, box di alfa, da 0 ad alfa, è un termine. Leggeremo spesso e volentieri la freccia anche come da 0 ad alfa o dal dominio al codominio. In ogni caso, le variabili libere di questo particolare termine sono l'insieme vuoto. Se A di tipo alfa e B di tipo beta sono termini, allora la coppia AB di tipo alfa per beta è un termine e l'insieme delle sue variabili libere è costruito unendo l'insieme delle variabili libere di A di tipo alfa e l'insieme delle variabili libere di B di tipo beta. Se A di tipo alfa per beta è un termine, allora anche P1 di A di tipo alfa e P2 di A di tipo beta sono termini e le variabili libere di questi termini coincidono con le variabili libere di A di tipo alfa per beta. Se A di tipo alfa è un termine, allora per ogni tipo beta I1 beta di A di tipo alfa più beta e I2 beta di A di tipo beta più alfa sono termini e le loro variabili libere coincidono con le variabili libere di A di tipo alfa. Normalmente chiameremo i due oggetti I1 beta e I2 beta iniezione a sinistra e iniezione a destra rispettivamente. Se C di tipo alfa più beta, A di tipo alfa freccia gamma e B di tipo beta freccia gamma sono termini, allora anche delta di CAB di tipo gamma è un termine e l'insieme delle sue variabili libere è dato dagli insiemi delle variabili libere di C, di A e di B uniti fra di loro. Se alfa di tipo beta è un termine e x è una variabile di tipo A, allora lambda x di tipo alfa di A di tipo alfa verso beta è un termine e le sue variabili libere sono le variabili libere di A meno la x, esattamente come nel lambda calcolo ma con l'aggiunta dei tipi. Se A di tipo alfa e B di tipo alfa freccia beta sono termini, allora B.A di tipo beta, l'applicazione è un termine e le variabili libere di questo termine sono le variabili libere di A unite alle variabili libere di B. Come nel lambda calcolo, i termini rappresentano le entità computazionali primitive, in pratica le istruzioni del linguaggio di programmazione definito dalla teoria dei tipi semplici. Notiamo che il numero di termini e la tipologia di termini estende quelli del lambda calcolo puro. In particolare, oltre all'astrazione e all'applicazione, abbiamo un certo numero di altri termini. Il meccanismo di computazione anche in questo caso è un meccanismo basato su regole di riduzione. Le regole di riduzione sono dettagliate nel seguito, dove si assume che entrambi i lati delle uguaglianze siano correttamente tipati. Prima di passare a illustrare le regole di riduzione, è opportuno dare una idea intuitiva di che cosa rappresentino i termini e i tipi. Il tipo prodotto rappresenta semplicemente il prodotto cartesiano degli oggetti rappresentati dai suoi argomenti. Di conseguenza, il termine coppia rappresenta letteralmente una coppia all'interno del prodotto cartesiano. E
il P1 e P2 rappresentano il proiettore sinistro e destro della coppia. Abbiamo già illustrato nell'aula calcolo puro che l'astrazione significa costruire una funzione specificando l'operazione da eseguire nel corpo e di conseguenza il tipo freccia rappresenta lo spazio di funzioni avente il lato sinistro come dominio e il lato destro come codominio. E di conseguenza l'applicazione è semplicemente l'applicazione funzionale. Ad una funzione applichiamo un argomento per calcolare il valore della funzione in quel punto. Il tipo somma rappresenta l'unione disgiunta dei suoi due argomenti. A questo punto il senso delle iniezioni diviene chiaro. Dato un argomento del tipo corretto per la parte sinistra, l'iniezione 1, l'iniezione a sinistra, trasforma questo argomento in un elemento dell'unione disgiunta. Analogamente avviene usando l'iniezione a destra, cioè i due. Il delta è sostanzialmente un selettore. Dato un elemento dell'unione disgiunta e data una coppia di trasformazioni che trasforma gli elementi della parte sinistra dell'unione disgiunta in un certo tipo e dato una seconda funzione che trasforma gli elementi della parte destra, questa volta dell'unione disgiunta, nel medesimo tipo, la delta dice che dato un elemento dell'unione disgiunta possiamo costruire un elemento del tipo codominio delle altre due funzioni date. Tutto questo viene reso esplicito e chiarificato nelle regole di riduzione che adesso andiamo ad illustrare. La prima regola di riduzione dice che applicando P1 alla coppia AB otteniamo A. Questo significa che P1 è in effetti il proiettore sinistro del prodotto cartesiano. L'oggetto che, data una coppia del prodotto cartesiano, ci dà il primo elemento della coppia. In modo del tutto simmetrico, P2 di AB produce B, ovvero P2 è il proiettore destro del prodotto cartesiano. Se noi prendiamo un oggetto in un prodotto cartesiano, ne calcoliamo il proiettore sinistro, ne calcoliamo il proiettore destro e questi due elementi li uniamo in una coppia, otteniamo l'oggetto iniziale. Questo è il senso della terza regola di riduzione, la quale però, letta come una riduzione, funziona da sinistra verso destra, semplicemente facendo vedere che effettuare prima le proiezioni e poi unire le proiezioni in una coppia è essenzialmente un'operazione inutile. La successiva regola di riduzione è semplicemente la beta riduzione che già ben conosciamo. Data un'astrazione, lambda x di tipo alfa di A applicata a B, il risultato è A in cui B sostituisce x. È opportuno che questa espressione, specialmente il lato sinistro, sia ben tipato, come già abbiamo richiesto. Questo in particolare impone che B abbia come tipo alfa. La regola che mostriamo adesso è invece nuova. Se noi prendiamo l'applicazione AX e astraiamo la X, allora questo equivale ed esattamente ad A quando A non dipende da X, ovvero quando X non è una variabile libera di A. Notiamo anche che necessariamente A ha come tipo alfa freccia beta. In letteratura questa regola di riduzione è usualmente chiamata eta riduzione. Delta
dell'iniezione sinistra di C a B riduce ad AC. Questo cosa significa? Significa che delta con quegli argomenti calcola una funzione che va da una unione disgiunta ad un qualche tipo. Noi sappiamo che l'elemento su cui applichiamo la delta, il suo primo argomento, è un elemento della parte sinistra dell'unione disgiunta e sappiamo anche che A è una funzione che trasforma gli elementi della parte sinistra dell'unione disgiunta nel tipo desiderato. E questo spiega esattamente perché questa regola di riduzione funziona in questo modo. Essenzialmente applichiamo la funzione A all'argomento C, l'argomento prima di essere iniettato dentro l'unione disgiunta. In modo del tutto simmetrico, se noi abbiamo come primo argomento di delta un oggetto che va a finire nella parte destra dell'unione disgiunta, la delta si comporta come uno si aspetta, semplicemente andando a selezionare per il calcolo della funzione che delta è deputata a calcolare la B. È assolutamente evidente che queste regole siano calcolabili. Avendo a disposizione l'insieme dei termini, di parti, è facile scrivere delle semplici procedure che calcolano ognuna di queste riduzioni, intendendo per riduzione il lato sinistro riduce al lato destro. È chiaro che queste semplici riduzioni sono tutte codificabili in modo anche relativamente semplice dentro un qualsiasi linguaggio di programmazione ragionevole. Se ci restringiamo ai tipi generati dalle variabili di tipo, dalla freccia e dal prodotto, e restringiamo i termini corrispondentemente ai termini di questo tipo, ovvero alle variabili, a quelli che siano astrazioni, alle applicazioni, alle coppie, alle proiezioni, otteniamo un sistema che è di particolare interesse e che, tra il resto, corrisponde al sistema originale della teoria dei tipi semplici introdotta da Church. Infatti, se noi interpretiamo, almeno in prima approssimazione, il prodotto come il prodotto cartesiano e la freccia come lo spazio delle funzioni, possiamo facilmente derivare una rappresentazione per i numeri naturali, con le operazioni di somma, moltiplicazione ed esponenziazione, e possiamo facilmente derivare una rappresentazione per i valori booleani, la costruzione if then else e così via. Infatti queste rappresentazioni non sono nient'altro che quelle derivate per il lambda calcolo puro senza i tipi. Semplicemente aggiungendo i tipi, queste rappresentazioni continuano a funzionare. Il nostro scopo per introdurre la teoria dei tipi semplici è far vedere essenzialmente il legame di questa con la logica. Tuttavia, la teoria dei tipi semplici, come vedremo, è per l'appunto semplice e vale la pena accennare ad alcune estensioni che portano a teorie dei tipi più complesse e più potenti, la principale dei quali è la teoria dei tipi dipendenti. L'idea è che possiamo immaginare di estendere l'idea di funzione e di prodotto cartesiano. Usualmente una funzione da A verso B è tale per cui se prendiamo un termine di tipo A verso B e un termine di tipo A, allora F di A è di tipo B. E anche se A è di tipo A grande e B è di tipo B grande, allora la coppia AB è di tipo A grande per B grande. L'estensione che vogliamo apportare al concetto di funzione è che
il codominio della funzione sia anche determinato dal valore del dominio. La notazione è quella che segue. Se f è il prodotto di x di tipo a di b e a è di tipo a, allora f di a non sta nel tipo b, ma sta nel tipo b in cui a sostituisce x. In modo del tutto analogo, possiamo immaginare di estendere la nozione di prodotto cartesiano. E precisamente il secondo elemento della coppia appartiene ad un tipo che dipende dal primo. Quindi se A è di tipo A e B è di tipo BAX, allora la coppia AB appartiene al prodotto cartesiano dipendente di A con B, denotato dalla sommatoria di X di tipo A di B. Dal punto di vista informatico, questi tipi sono naturali. Nel caso più semplice, quello del prodotto cartesiano, il prodotto cartesiano dipendente è di fatto un record covarianti in cui alcuni campi sono determinati dal valore di un campo precedente. Non è nostra intenzione approfondire oltre la teoria dei tipi dipendenti in questo corso. C'è sufficiente dire che, equipaggiata con le opportune riduzioni che non sono molto differenti da quelle già viste per la teoria dei tipi semplici, questa teoria diventa un sistema molto potente, che è alla base di gran parte dei più moderni sistemi di programmazione funzionale ed è anche impiegata in moltissime applicazioni avanzate.